Dopo aver imparato a sopravvivere su Minecraft, signori, quest'oggi impareremo a costruire una cosa che non abbiamo mai saputo fare all'interno di Minecraft, questo per davvero, avevamo grandi difficoltà a costruire. E continueremo a saperlo fare. E quest'oggi, finalmente, con solo 15 euro, io imparerò a costruire su Minecraft e potrò vantarmi con i miei amici di essere il più bravo costruttore. Persino superiore a Marci. Quindi sono pronto e fiducioso che quest'oggi impareremo a costruire. Allora, no, partiamo subito. No, questo ci fa vedere tutti i tipi di struttura possibile. No, tu tecnicamente devi scegliere per fare la tua casa. Quale ti piace di più? No, dobbiamo fare la casa che c'è dopo. Ma ti dice prima scegli la struttura. Non scelgo nulla. Ne fa vedere una, quindi dobbiamo fare quella. No, ma che scelgo? È diverso. Allora, appunto, costruisci l'impalcatura. L'impalcatura. Vai. Ora che hai deciso una forma per la tua costruzione. L'ho decisa. Vedi che non l'hai decisa. L'ho decisa. Puoi crearne l'impalcatura. L'impalcatura. Parti dal terreno e lavora verso l'alto, seguendo questi passi per creare l'impalcatura esterna e aggiungere piani interni. Abbiamo scelto un semplice edificio rettangolare per delineare il procedimento. Ok. Ci sei? Quindi noi prendiamo la cobblestone, esatto, e andiamo a seguirlo. Punto numero uno. Sì. Usa pietre per segnare sul terreno la base della tua costruzione. Ok. Poi disponi le porte nelle posizioni desiderate. Perché già le porte? Vedi, così noi, signori, la sapete. Puoi seguire proprio questa. Tutto nella questa loro vita. Forma. Che porta è? Usa questa, la Dark Oak. Fai che tipo qui è 4. No. Allora, secondo me sono 2 più 1, quindi è da 4 questo, vero? Questo è da 4, sì. Allora, ti piace questa zona? Sì, va bene, pulisci tutto. Quindi noi dobbiamo far così. E la porta stava nel penultimo, quindi qua. Esatto, sì. Ok. Questi sono 3. Ok. Se vogliamo seguire da 1, 2, 3. Oppure sì. No, è un Steph, fai una forma più o meno, è una specie di L cicciotta. Vai quello. Quanti Steph, dai. Perché non dice quanti blocchi sono? Non ha senso. Ma come faccio a costruire? Steph, perché devi stimolare la tua creatività. Se te lo dicesse tu non saresti allora, una persona creativa. Secondo te va bene grandezza? Cioè nel caso dovrebbe già chiudersi a così. Questo è uno appunto, sgabuzzino. È troppo stretto, andiamo un po' più larghi. Uno più largo? Sì. Ok, quindi così. Esatto. E quindi questo era uno più grande, secondo me. No. Ok. Quindi così. Continua però, finisci sta forma. Dobbiamo delineare quello. Però ti devi star calma, eh. Mamma mia, quanto sei lento nelle cose. Quindi noi praticamente abbiamo la nostra impalcatura. Esatto. Ok, togliamo anche le erbacce da dentro, vai. Allora, costruisci verso l'alto da ogni angolo della tua base fino ad avere la cornice del piano terra. Ora riempi il piano terra e il primo piano, lasciando spazio per una scala al primo piano. Qua non ti fa vedere cosa vuol dire, quindi arrangiati, Steph. Ma secondo te stiamo parlando di questo, sì? Sì. Ah, però lo fa aperto qui. Sì. Allora, prendi, esatto, il legno scuro, vai. Lo spruce, mi pare, no? Sì. Ok. E poi che altro legno usa? Bordi. Sempre spruce secondo te? Mi piace lo spruce lavorato. Ok. Allora, facciamo i bordi. Uh-huh. E lui li fa sia qui. Esatto. Alto 3 secondo me. Sì, alto 3. Vero? Sia qui. Perfetto. Lì nell'angolo. Sia questo che sì, questo. Sì. E poi ovviamente anche quello che ci avanza. Adesso riempiamo il pavimento con il plank, Steph. Ok. Ma che plank usa lui? Questi, lo spruce. Tutto sì, spruce. Sì, perché poi usa lock per le pareti esterne. Ah, importante. Ok, per okay. Questo dobbiamo riempire anche il primo piano. Perfetto, signori, sta uscendo una bellissima lasciando casa. Lasciando lo spazio per le scale. Ok, stiamo facendo quello che c'è scritto, dai. Stiamo andando bene, sta tranquillo. Tranquillo non lo so, tranquillo è una parola forse eccessiva per quello che stiamo facendo. Ma sono sicuro che andrà tutto per il meglio. Allora, così, uh-huh. Perfetto, dov'è lo spazio scale? Lui lo fa qui al lato, quindi puoi lasciare tipo un, quanto so, 4 blocchi. Allora, già dal primo? No. Tipo, esatto, così? Esatto, sì. Ci sì, piace? Sì. Ci piace. Lo promuoviamo. Allora, se vuoi che il primo piano sia della stessa dimensione del piano terra, costruisci semplicemente verso l'alto in ogni angolo del primo piano. In alternativa potresti ampliare questo piano creando una sporgenza all'esterno. Io direi di fare la sporgenza così perché è molto carina. Ok. Quindi facciamo la sporgenza. Quindi devo fare uno tutto attorno. Esatto. Ma non abbiamo legno grezzo normale, Steph? Legno grezzo normale? Questo non è quello normale, perché lo stai usando? È tutto storto poi. Tutto storto. Dovrebbe risultare di così. Perché mi devi rompere le scatole? Che bruttissimo. Quanto alto?
Sempre a tre facciamo. Non lo dice Steph, quindi arrangiati, ok? Perché questo è il log e io sto guardando il wood. E infatti stai sbagliando tutto. Hai sbagliato tutto. Sei tu che hai sbagliato in principio, è tutta colpa tua. Solo colpa mia, signori. La precisione di Fere è giusta e legittima. Ma anche perché è orribile così altrimenti. Allora, facciamo così. Che succede? Poi fa tutto da solo, cioè passa con la casa praticamente. Perfetto. Terminata, però. Ok, credo che abbiamo praticamente modificato tutti i blocchi. Guarda qua che bello. Esatto, adesso fanno tre, abbiamo detto. Così? Sì. Sono tre secondo te, boh. Ho quattro. Sì. No, non è troppo grande. Allora, aspetta un attimino. Facciamo. Ah no, perché arriva qui, ok. Lo stavo insultando, ma in realtà io stavo guardando qui in alto. Ma qui siamo già al 7, il 4 è qui. Hai sbagliato. Sì, così, guarda. Allora, 1, 2, 3. Voi immaginate che il 4 è qui, no, è qui. Non si sa perché. Ok. A me sembrava una critica alla guida questa. No. È una constatazione. Una constatazione. Dovete aspettare che sia al punto 4. Se tu hai appena finito la pagina qui, non guardare i numeri. Qui. Appunto, il 7. Il 4 è qui giù. Ha ragione lui. Ma ha ragione. Decidi dove sistemare le finestre. Poi riempi le pareti lasciando libero lo spazio desiderato. Qui consiglia lock plank. Quindi andiamo con quello. Riempiamo tutto lasciando lo spazio per le finestre, vedi? Quindi insomma, riempiamo tutti i muri della nostra bellissima casa. Ok, signori, avremo anche poi la parte che ci spiega come decorare dentro, quindi... No, ma c'è di tutto, Non vi aspettate solo questa banalità di casa bellissima. C'è che ti può aggiungere profondità. Aggiungere qui profondità. Ti spiega tutte le caratteristiche naturali dell'ambiente, non so cosa ti possano servire, però c'è di tutto. Ah, tendenzialmente a me sembra più utile questa della survival comunque, per quanto poi avrei dato delle misure per fare delle case specifiche, cioè la serie impara con me. Esatto, impara con me, invece no. Allora, io farei 1-2. Sì. Uno. Ti piace? Sì. Uno. Per fare il sync. Falle da due, per favore. Dai, no. Così fa venire il nervoso, Steph. Perché non sai fare nulla della tua vita. Ok, va bene così. Così tu si stai zitto. Allora. Oh, mi scusi. Hai finito. Guarda da dentro. È carino. Però meglio farle da due, che così è più spaziosa. Ecco, così. Così? Sì. E anche dall'altra parte. Bravo. Allora, aggiungi il vetro agli spazi per le finestre. Qui crea una base per il tetto con blocchi di Aspetta, terra. Ma io non devo fare anche il primo piano? Eh sì. Lo vuoi fare? E vedi che non mi dici le cose tu però. È complicatissimo però, vai. Perché? Cosa fa? Inizia a fare storie. Vai, spiegamele. E guarda, non lo dice, te lo fa vedere, lo vedi com'è. Lui fa così, eh. Sì, esatto, però più alto. No, non è più alto, è giusto. Solo che a noi non torna perché abbiamo utilizzato Steph, lì lo devi togliere, per favore. Così. Così? Perché sei così stupido? No, cioè, perché sei così deficiente? Calma! Non lo devi mettere! Levalo quell'esterno! Questo? Levalo! Questo? Levalo! Allora, Dio santo! Ma ce la fai a fare le cose della tua vita? Sono tre blocchi! Non sai contare tre! Fere, ma sono difficile! Non è proprio le persone! Allora, avvicinami questo, lo devi togliere, maledetto schifoso! Ok, il suo poi risulta da uno perché noi abbiamo fatto la casa più larga. Quindi ti devi adattare, lascialo così. Per carità, vai a riempire le altre pareti. Per carità mi sembra eccessivo. No, ok. E qua di nuovo parete normale. Sì. Ok. Adesso devi fare comunque i buchi per le finestre. Ok. Però li fa molto belli qua lui i buchi per le finestre, no? Sono buchi. E qua? Qua buca tutto, fa una vetrata enorme, quindi buca due. Uno e due, Steph. È un quadrato, Steph. Un quadrato. Già fai a fare un quadrato. Aspetta. Qui? No? Fere, io non vedo quello che tu mi mostri. Steph, lo stai facendo apposta. Fere, non si capisce visto così. Steph, ma siete... Cioè, ragazzi, voi lo state vedendo perché tanto lo vedrete. No, ti piace? Allora, sì. 2-2-2, Allora, fammi vedere dall'alto. Sto allenando la mia creatività. Sì. Guarda. Ok. Allora. Vabbè. Vetro. Vetro? Sì. Che vetro usa? Abbiamo già letto. Vetro gli spazi per le finestre. Il white? No, Steph, quello classico, per favore. Ma lo stained glass? Sì, è lo stained glass quello dalle foto. Cosa quello? Dai, va bene tutto. Ma il white è classico? No, non è vero. Stained. Che è quello trasparente, giusto? Che cavolo è? Ci sei? Sì. Sono pronto. Ok. Adesso dobbiamo fare il tetto con i blocchi di terra.
Ah, perché è per fare la forma del tetto, poi li devi distruggere, però dice di farli. Potrei distruggere una volta che il tetto sarà al suo posto. Te lo rileggo. Crea una base per il tetto con blocchi di terra. Potrei distruggere una volta che il tetto sarà al suo posto. Non so chi la faccia sta roba, non l'ho mai visto fare a nessuno. Però è quello che ci dice la guida, quindi sta, per favore, collabora. Collaboriamo. Okay? Okay. Cosa... Così. È semplice. Io... è già un presagio, lo sai, vero? È andata, dai. Romperle per metterlo in legno. No, devi mettere, penso, prima il legno e poi lo rompi, credo. Allora... Ok, punto 6. Nel disporre i blocchi di scale, controlla la metà inferiore di ogni blocco di terra, altrimenti saranno alla rovescia. Aggiungi degli altri blocchi all'estremità per creare delle sporgenze. Non ho capito. Inizia a farlo, Steph, così lo vediamo, perché io a spiegarti le cose non ce la faccio più. No, Steph. Secondo me no. Non ce lo fa vedere come lo fa dietro. Allora, secondo me... Ma secondo me uno se lo fa da solo. Sì, ma Steph, non fa vedere il retro della casa. Ma un tutorial di YouTube gratis ti fa vedere anche come mettere le bandiere della casa. E questo no. E lo paghi 15 euro. Vuoi continuare? Come faccio? Gira, perché tanto il tetto vedi che è spiovente nelle due parti. Quindi lì e lì, e il resto gira. Guarda che bello. Bravo, vai. Allora, facciamo le sporgenze, quindi vai due blocchi avanti nelle finestre grandi che abbiamo fatto, uno e due, ok. Così? Sì. Ti sta piacendo? Fai vedere? Sì. Bello, eh? Bellissimo. Così? No, no, tutto. Tutto? Il tetto è lineare, sì, sì. Così, perfetto. Ti caccio con le cose. Sì, no, sto per impazzire. Quindi ora slab? Sì, credo. E... no, metti dei... Effettivamente non so come lo fa. Perché... io a fare così, guarda. No, è diverso, guarda, vedi com'è? È ancora più rialzato. Probabilmente così. Sì, 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 sì. Bello? Ecco così, bellissimo. Bello? Che dici? Sì. 7. Rendi interessante il terreno che circonda il tuo edificio. Puoi farlo usando delle torce per l'illuminazione, sentieri, aiuole e alberi. E questo è l'ultimo consiglio che ci dà per fare la nostra casa. Dovresti riuscire a fare tutto questo, sta. No, è carino. Carino. Arriviamo prima all'interno e pensiamo dopo all'esterno. No, Fere, io non ce la faccio più. Ce la fai più? Ce la faccio più. Allora, le scale, le scale, le scale, le scale. Non ci ho mai detto di mettere, però. C'era comunque il tavolino da ping pong, tra i consigli, adesso non lo trovo. Magari se poi lo trovo ve lo faccio vedere direttamente in video. E anche la TV, molto simile a quella che hai fatto tu, Steph. Quanto sei soddisfatta da 1 a 10 di questa casa? 3. 3. No, allora... a parte le misure siamo stati abbastanza fedeli. Nella difficoltà, che poi appunto non ti dice neanche quanti blocchi devi usare, come non è male. Cioè da soli abbiamo costruito case molto più brutte di questa. Da soli abbiamo sempre fatto di peggio. Quindi secondo me... come ha funzionato? Hai mai fatto una casa così carina? Io no, io so fare solo un quadrato. Quindi comunque... allora, se seguo un tutorial su YouTube mi esce migliore, però. Vabbè, dipende dal tutorial che segui. Ma sono gratis. C'è un tavolino, un tavolo da pranzo, vedete? Potremmo anche valutare di decorare con tutte queste... il letto a balde, faccio quello. Te le faccio nella big vanilla così in faccia. Esatto, tutti questi. Va bene così per oggi, non vuoi decorare? Ok. Ce n'è rosa, ma direi che va bene così. Signori, io spero che abbiate capito... che è meglio... avete capito, ok. Noi... vi lasciamo con questa bellissima casa. Se vi sentite in dovere di replicarla, fate pure. Non ci teniamo particolarmente. No, potete farla anche voi nel vostro mondo. Comunque c'è questa cosa che fa vedere, è anche molto carina. Proprio non te la fa fare. Però poi non te... no, mi sembra un po' tipo: ehi, guarda, puoi fare queste cose, usare i blocchi così, perché poi ci sono tanti consigli di quel tipo, ma poi arrangiati, cioè le costruzioni. Avrei preferito una guida passo passo, tipo fai questa costruzione, sì, fai quell'altra, in modo tale da imparare, esatto, da nabbo imparare, perché poi guarda, villa esotica, comunque ci sono tante cose belle, Steph, ti spiega, guarda, l'avamposto remoto, cioè, però poi non ti dice, anche se qua c'è il progetto, vuoi contare il blocco, vedi, qua ti dice i blocchi, ciao ragazzi! Surprise.